Benvenuti amici di Mobile OS, siamo qui in compagnia del Sony Xperia 03 Tablet Compact, dispositivo con un display da 8 pollici, 1900x1200 IPS Triluminos con tecnologia X-Reality. Dispositivo che presenta nella parte posteriore una fotocamera senza flash da 8 megapixel, troviamo poi i vari loghi Sony e il logo NFC visto che è anche NFC. Poi nella parte posteriore troviamo il LED di notifica, logo Sony e fotocamera secondaria da 2.2 megapixel. La fotocamera posteriore ha il sensore Sony Exmo RS, autofocus, steady shot, quindi la stabilizzazione video, e troviamo anche le scene selezionate in modo automatico. Poi la fotocamera frontale permette anche la gestione di video in full HD. Detto questo, possiamo andare a parlare delle specifiche tecniche. Il dispositivo che ha all'interno il processore Snapdragon 801, quad core da 2.5 GHz, Adreno 330 GPU, RAM da 3 GB, il memoria interna da 16 GB con espansione anche tramite microSD. Connettività DLNA, MHL, Wi-Fi, USB e inoltre troviamo anche la NFC. Batteria da 4500 mAh con lo Stamina Mode, dispositivo che è anche LTE. Andiamo a vedere un pochino, allora abbiamo qui dock station, ingresso per la micro SD, troviamo poi un bilanciere del volume, tasto accensione e spegnimento, jack da 3,5, sotto troviamo l'ingresso per il micro USB, sopra è liscio. Dispositivo che pesa 280 grammi, davvero leggero, 213x123 per soli 6,4 mm di spessore. Vediamo un po' di interfaccia di Sony, ecco qua, questa è la nuova interfaccia Sony, troviamo qui il pannello delle notifiche, qui i vari quick setting e andiamo in impostazioni. Troviamo il wifi, l'Xperia Connectivity, il sound per gestire i vari suoni, troviamo il display, troviamo lo storage interno disponibile da 11.20 GB più SD, about tablet per vedere che la versione di Android è la 4.4.4, quindi una praticamente l'ultima disponibile. Questo per andare a cambiare le varie schermate e i widget. Qui troviamo i messaggi, qui il tastierino numerico visto che chiama, qui la fotocamera. Ecco qua, abbiamo quindi qui la possibilità di andare a scegliere varie opzioni e varie applicazioni che sempre sono presenti in Sony, abbiamo visto già con altri dispositivi. Infine un ultimo sguardo sul browser, proviamo ad andare sul nostro sito. Vediamo un po' come va la connessione. Questo comunque è ok, perfetto, andrà benissimo, direi che ci siamo. Ecco qui, questo quindi è il browser, come funziona con il nostro sito per quanto riguarda i Sony Xperia Tablet Z3 Compact. Direi quindi che è tutto per questa preview, ci vediamo alla recensione finale sul nostro sito quando avremo la possibilità di recensire il prodotto. Grazie.